I ricordi, le emozioni, le azioni sono sempre lì, in un flusso incessante che scorre nel presente. Le cose che sono accadute sono diventate memoria, ma sono ancora disponibili. Quelle che accadono sono anch'esse lì, come desiderio, sogno, rappresentazione. Cantami o dica le proprio l'emblema di Proman. Il Proman, quando canta, mi ricordo anche se Rupenin, andate per il stretch del paese, in Olte, il boteco, i forvesate, i retucci all'interno del paese, no? Ti desideravi in testa del paese, ti sentivi cantare per tutti i cantini, da chi che fa le forze, magari i nigri, con c'è la sbavia, gli erettano là e cantare. La luce elettrica sarà per interesse, per economia. Mettiamo la luce elettrica, vogliamo che ci sia. Le bella, le ciara, le bianca come la neve. E viva la luce elettrica, e viva la luce elettrica, le bella. La canzone fu sempre amata nei territori lariani. Nel canto, l'accoppiarsi di voci in quinta e l'appassionata emissione dei suoni a diverse intensità davano soprattutto ai canti serali sui pascoli con la partecipazione di donne e di uomini un fascino oggi del tutto dimenticato. Per me, per me arrivare antico vuol dire la mia giovinezza, la mia vita passata, la mia mamma, le mie tradizioni, le mie canzoni, le mie cose, la mia giovinezza, le mie montagne, le mie canzoni. Mi piace tutto di questa cosa qua. Tutto, tutto troppo bello. Vedere la gente quando si comincia a sentire la musica, i primi canti e i coscritti che arrivano è una cosa incredibile. Riti di passaggio. Così sono dette le cerimonie religiose e folcloriche legate alla morte, alla nascita, al matrimonio, al divenire adulti. Nella vita moderna, questi passaggi sono diventati sempre più irriconoscibili e impercettibili. Se noi non fa conto che il miniere più importante della zona è proprio qui di Varon, volte rendi conto che la logica la dice che probabilmente c'è migliore, cioè attorno a 2000 anni fa, praticamente da Promane a Gheregin, quantomeno per lo sfruttamento, per sfruttare il miniere. La cosa che assolutamente colpisce, al di là dell'aspetto
più coreografico, più spettacolare di Premano Arrivo l'Antico, è stata proprio la riscoperta della memoria. Tanti premanesi che oggi girano per queste strade fieri del loro passato in realtà non avevano mai visto un Poiat, non sapevano cosa fosse la FIM, la zona industriale che è stata riaperta quest'anno per la prima volta, e si sono ritrovati con un patrimonio ricco di cultura e di storia che veramente non pensavano di avere. Appariscente delle altre, altrettanto importante nella vita della gente di montagna, fu sempre l'attività dello sfruttamento del legname. In queste valli si denominavano Poiat le carbonaie, grossi manufatti di legname destinati a produrre il carbone, che nel passato levavano al cielo fiere le loro fumate. Ho lavorato a Fer, al domandare da la produzione del carbone, quindi ho fai Poiat. O preparare il carbone, o diciamo, mod di carbone che veniva più merda, quintai di carbone, perché quando impistavo il forno, dopo andava a 3 giorni, carbone e fer, quindi era preparato il primo, no? E quindi, da non lavorare di carboner, o fai poi ad avere un lavoro che fino a 50 anni fa, questa è una lavora molto importante. Il poter condurre liberamente al pascolo il proprio bestiame e disporre del legnatico necessario alla famiglia significava l'indipendenza economica, sia pure molto povera. I pastori potevano contare su loro stessi e sulle forze della famiglia, senza rispondere al padrone. La fierezza che ne derivò, unita all'abitudine millenaria di gestione collettiva, rese aperta questa gente al vivere democratico, assai prima delle popolazioni di pianura e di città. La dura vita che ne fu il corrispettivo è oggi perduta al ricordo della nostra gioventù. Spero che dai nostri figli domani si ricordino del vita che facciamo i nostri vecchi. È una cosa che, rivivendo l'antico, per noi che l'abbiamo vissuto assieme ai nostri genitori, ai nostri nonni, è una cosa che ci porta indietro e ci fa piacere. L'attività agricolo-pastorale fu fondamentale fino a 5 decenni fa, gestita soprattutto dalle donne, attraverso una tradizione millenaria. I campi coltivati, i terreni più fertili, si trovavano generalmente nelle vicinanze dei paesi. Sopra questi, nei maggenghi, erano disseminati munt, costituiti da cascine con stalle, fienili e ambienti di lavorazione del latte. Thank you.
sapore di ciò che da sempre sta dentro le strade, che ha fatto storia camminando su sentieri mai segnati, fermandosi sugli usci, ascoltando gli eroismi e le paure delle genti cresciute tra quei monti incantati. Chi lo può parlare che a dire cam dappertutto, perché in giro il paese, da giù in fondo a da giù al fiume, infine su al desco, la guerra cam dappertutto, le era tutte razzate. Cosa coltivava? E coltivava la segel, cioè la viave, e coltivava un po' di patati, e coltivava un formenton, e poi da più, un po' di orto. Dopo, un bel momento che integrava questa roba, perché con la viave ovviamente fa un pan negro, un pan di segel, e quella lì era un po' la base da mangiare dalla famiglia. Insieme a che? Insieme al castello. A dire che lo tagli di chierbi che veniva più, e quindi il castello gli era tenuto conto. Ma questo andava da grattare i castelli di verbù e ci sparava. Abbiamo potuto riscoprire quello che i nostri genitori, quello che i nostri nonni facevano una volta, e quindi riscoprire una vita diversa da quella che è la nostra. Ed è un tuffo nel passato, è quello che faceva i nostri nonni, i nostri avi. La cosa bella di Premana è proprio la comunità, il senso di comunità che la gente ha. E ha tuttora, nonostante appunto che il tempo cambia e la modernità avanza. Dovrebbe essere sempre così, sempre così, perché noi siamo così. Siamo così, siamo perfetti, uccelli che volano di là, siamo perfetti. Ricordare significa rievocare le relazioni sociali, il linguaggio, gli oggetti materiali, le rappresentazioni. Ricordare significa ritualizzare l'immaginario collettivo della propria comunità di appartenenza. Attraverso questo fondo comune di ricordi, la memoria contribuisce alla coesione e all'identità di una comunità. Le immagini ci guardano e ci riguardano e assumono con la forza del messaggio la dimensione dell'arte. Noi ci riconosciamo nei nostri simili, sappiamo che il loro destino avrebbe potuto essere il nostro, che potrebbe essere non solo rappresentazione, ma verità e realtà. I luoghi stanno in ieri, i Pruman hanno imparato a lavorare al ferro, io diventato ferrer, in gran parte andavo in giro a lavorare, tanto è vero che in tutto il 700 addirittura il 90% di uomini al parco era a Venezia, 125 dicembre, botteghi da fabbro, in tutto che i Pruman erano padroni. I Pruman, che erano pronti a lavorare al ferro, danno quando le piantagliò lo sfruttamento del miniere e ho lavorato in tutti i forni, hanno andato a lavorare al ferro. Difatti, verso il 1860-70, che sta come Saul Sanelli che pianta su, e dovevamo i vecchi impianti giù al fiume, che era chi che fa andare i furni e i mai e gli andime, e lui lo sa mettere invece a dovrai per fare al mio di fa cortei. E questo è successo in seguito per diverse altre aziende, perché era giù 7-8 botteghe all'inizio del 900, giù tre al fiume, che lavorava. L'estrazione del ferro in queste valli fu antichissima. Sui monti orientali del Varrone, la vena era già estratta ai tempi dei Celti.
numerosissimi fabbri di Premano presero a girare l'Italia esercitando la loro arte. In contatto sempre con la terra d'origine, cominciarono a richiedere agli artigiani rimasti gli articoli da vendere. Nel 1860 tornò da Verona a Premano Ambrogio Sanelli, un giovane che nella città veneta aveva esercitato il mestiere di arrotino su un barcone ancorato sull'Adige. Con il suo ritorno, le antiche condutture d'acqua dei forni abbandonate tornarono ad essere sfruttate ed il paese iniziò la produzione di lame da taglio, forbici, coltelli, falci. Queste piccole officine si sarebbero trasformate in oltre 100 opifici di ogni dimensione e in pieno fervore di attività. Ovviamente da sta storia, cos'è il Vignifò? Le Vignifò l'artigianato, le Vignifò olcolinica, le Vignichilò, perché che erano gente che era esperti in la lavorazione del fer, le Vignifò appunto stocolini, che dopo le è diventata una grossa azienda, l'ha insegnato i Ciafa Forbes, le Vignifò o il boom del dopoguerra, in che le boteche, i forvesata, le diventate 140, 150, un giovaglio, ecco, e in fondo che schiro le stavo. O boom di Promane, perché in quel momento io i Promane sta riscattando dalle miserie che le religioni di secoli, perché in fondo chi lo fa è miseria, mica in dudes. Ecco, quindi è un bel momento, al dito anche sostanzialmente, vi famo su integra l'attività io. Si è riusciti in questo periodo fortunato, diciamo noi, dopo gli anni 50-60, in cui veramente tutto il mondo di Premano è stato stravolto dalle forbici, dalla rivoluzione industriale che qui è giunta in quegli anni, in realtà siamo riusciti in questi 10-20 anni a recuperare buona parte delle nostre tradizioni che probabilmente tra 20 anni non ci sarebbero state più. Morella è un costume abbastanza complicato, come Caldis la parola Morella è un color violaceo grosso modo, le delane, probabilmente le scie almeno da 200-300 anni. Si sta ormai perdendo la memoria della straordinaria abilità delle nostre donne, che per secoli e secoli, tramandandosene l'arte da madre in figlia, hanno vestito la loro gente, producendo la materia prima e trattandola sino alla confezione degli abiti. Affaccendata ad allevare i figli, ad accudire il bestiame, a seguire i lavori agricoli quando gli uomini erano assenti in foresteria, trovavano il tempo, quasi fosse riposo, per compiere quell'autentico miracolo. Con le pezze di canapa, di mezza lana e con la lana filata, le madri vestivano la famiglia in totale autarchia. Durante le sere d'inverno, sedute attorno al lume ad olio nelle stalle, le donne di mezz'età cucivano. Dietro di loro le altre, vecchie e giovani, filavano. Mentre accovacciati per terra su foglie secche, allineati contro le pareti, gli uomini lavoravano con falcetti a far gerle, cesti, zoccole, attrezzi vari, utilizzando l'ultimo raggio di luce che giungeva dalla lampada. L'importante è che la gente ha capito che è bello tenere queste tradizioni e probabilmente il costume ed anche la maniera di farlo, perché è importante, quello da chi fa il costume, beh, probabilmente sia il mantenere il costume, sia l'esperienza in preparare il costume è mantenuta. E questo vuol dire che anche danno una prospettiva, cioè sarà difficile che i prumani aiutano a andare al costume. Thank you.
con Canef e con la lana la gente sostanzialmente si vestiva, perché la lana era la lana del pecore, o Canef gli coltivava e a bel momento con la lana gli fava i cozzini, gli fava i maglini, i colpiucci, quelli naturalmente. Invece dopo dovrà dare la lana insieme al Canef per fare una stoffa che la lei chiamava mezzalan, questo mezzalan praticamente gli fava tutti i vestiti. Salvo o costume, cioè o vestibello, o vestita sposa, o promane alla o il costume che l'ha mai abbandonato. Promane anche alle, per quanto a me risulta, l'unico paese della Lombardia in cui un che rue a cui capitato incontriamo una femme vestita col costume. Se non abbiamo un'età proprio avanzata, i nostri ricordi di infanzia ci portano a queste cose, i nostri papà, le nostre mamme che giocavano alla mora, che giocavano alle carte, che facevano i canti con le fisarmoniche, così, quindi ritorniamo un po' anche noi al passato. È bello rivivere un po' i tempi andati, purtroppo sono andati, comunque mi è sempre piaciuto giocare alla morra, ma allora si faceva anche perché soldi non avevamo in tasca, si beveva mezzo litro di vino e... La parlata è lo specchio di un popolo, ne rivela dalla fonetica dura o gentile la rudezza o l'amabilità. Ne indica l'intelligenza attraverso le forme grammaticali e sintattiche. Ne misura la semplicità o la complessità di vita e di pensiero con la minore o maggiore ricchezza lessicale. In 1300 che diciamo promane, in 1200 che diciamo promane, anche dati che dice che promane e iore alle regione parrocchie, una specie di parrocchie distaccate da prima luna. Promane a partecipare insieme a tutti i paesi della Valsassina a sottoscrivere i statuti che riguardavano tutta la Val, in 1388. Quindi ecco, è svega che promane è diciamo, un sito vecchio. In certi siti del paese, soprattutto in Tella Zocca, ma anche in altri posti, c'è di edifici, c'è delle tracce che fa di che piglia cagliò agli ecca di chissà quanto tempo. Thank you.
Ferrer, tutti da fare Ferrer, probabilmente addirittura si procurava il Ferrer anche con piccoli forni particolari, in cui magari ti dai a fare appena un qualche quintal di Ferrer per volta, però di seguire il Prumano è Gio Ferrer. E di seguire il Prumano ha imparato a lavorare il Ferrer. E si renderà conto che il Prumano era tutto Ferrer e andava tutto a lavorare a Venezia, a Milano, soprattutto a Venezia, da in altre città, da a Milano, da a Torino, da a Carrara, a quanto pare, a quel che succede. Però andava in giro, tutto a fare che lavorare io, a era Ferrer. Però la roba strana è che il Prumano, che andava in giro a lavorare, ai lagava il mio paese, ai andava in testi siti e lavorava per consoli, andava mica sotto padrone. E chi lo restava la famiglia? La famiglia restava chi lo e chi lo la famiglia portava in ancia l'attività di agricoltura, di allevamento, di un po' di campo, di un po' di vacca, di capre, di pecore, in modo che l'uomo che andava in giro, i gente che andava in giro, e giocava già la moneta per far che. Magari per giocare sulla ca, per far su una ca in un luogo. Allora, questa manifestazione che si svolge nei 2 anni prima è una manifestazione che serve per tramandare alle generazioni quelle esperienze che sono state fatte, anche se non sono state vissute in prima persona da noi giovani. E poi è un modo per stare in compagnia, per divertirsi con i nostri amici. Per me è proprio Natale antico, sono 2 giorni di festa, che stai in compagnia con i tuoi amici e dopo così tramandi le tradizioni e impari a mantenere i mestieri una volta. E almeno resta intatta la tradizione. Presidente della Prolocco di Premana, vedere tutte queste persone che si danno da fare per questo paese, per questa manifestazione, è una fonte di orgoglio a livelli estremi, perché comunque con questa manifestazione si ricrea le tradizioni, si ritrovano le usanze, si riscoprono mestieri che magari qualcuno aveva anche dimenticato. Per esempio il Topromano è di Vio l'Antico, che in fondo a lei danno un'iniziativa a sfondo turistico, le danno un richiamo, e le richiamo oltretutto ben riuscito, perché a un bel momento arrivo su miliardi di persone, vede che si... Però in te quel rugoglio, in te quel giri io, in te tutti gli è comparsi io, tanto è giovane. E questo è il dì, al vuol dì che danno i giovani, volendo o mi volendo, è coinvolti in tutto sto revival, in tutto sto ricordà, e a un bel momento gete da loro amiche abbandonare quel che era, quel che è da sempre, in tutti i secoli, e ragione per restare qui. D'altra parte, ragionando bene, se a un bel momento gli amici qui gli hanno ragione per restare per mano, cioè gli amici hanno un legame col territorio, un legame con la tradizione, cosa cavolo fai chi lo giura? Thank you.
una rappresentazione dell'antico, messa in scena perché il flusso della memoria non si interrompa con lo scorrere delle generazioni. La realtà che muta nel tempo va fissata a ricordo e testimonianza per i posteri. Frammenti di un mondo che fu, oggi poco importanti, ma un domani certamente significativi del nostro modo di vivere, delle nostre abitudini e della nostra civiltà.